All'autodromo Borsacchini di Magione, l'Automobile Club Perugia ha dato vita ad un incontro dedicato alla sicurezza stradale, durante il quale sono stati resi noti e analizzati i dati sull'incidentalità nelle strade dell'Umbria nel 2022, focus particolarmente dedicato alla provincia di Perugia. Presenti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Onnicomprensivo Mazzini di Magione, insieme al Centro Nazionale di Educazione e Sicurezza Stradale, con una serie di iniziative sul tema della sicurezza, con attività di guida sicura per i maggiorenni già patentati e simulazioni di guida in realtà virtuale con tutti gli altri. Insieme al presidente di Automobile Club Perugia, Ruggero Campi, sono intervenuti Armando Gradone, prefetto di Perugia, il comandante della compagnia Carabinieri di Città della Pieve, Luca Battistella, il comandante della stazione dei Carabinieri di Magione, Alessandro Scarchini, il commissario della Polizia Stradale di Perugia, Giuliano Velucci, e il capitano della Guardia di Finanza di Perugia, Maria Chiara Campoli, con Francesco Biancalana, dei Vigili del Fuoco, del capoluogo regionale, e Aurelio Forcignanò, vicepresidente del CONI Umbria. La situazione non accontenta mai, anche se può migliorare percentualmente, statisticamente, però pensare ai feriti, a persone che se ne vanno in occasione degli spostamenti quotidiani è triste, è veramente devastante. Ciò nonostante, noi abbiamo riflettuto anche sull'aspetto numerico, in parte con soddisfazione, in parte soprattutto con grande tristezza. L'abbiamo fatto adottando un paradigma diverso. Non ce la siamo più, come dire, suonata e cantata tra noi, non abbiamo fatto dei bei discorsi, abbiamo tentato di fare dei discorsi con la lingua che parlano i ragazzi, cioè i futuri automobilisti. Abbiamo iniziato con loro di prima mattina e poi abbiamo esteso la loro esperienza alla presenza delle autorità, peraltro molto nutrite. E credo che tutti, non solo l'Automobile Club di Perugia, sono rimasti soddisfatti e dobbiamo rimanere soddisfatti. Anzi, è un insegnamento e un'indicazione per il futuro. I ragazzi parlano una lingua particolare e noi oggi in gran parte abbiamo parlato la loro lingua. Il comune di San Giustino, per quelli che sono i dati a nostra conoscenza, è stato un comune particolarmente attivo per quanto riguarda l'educazione e la sicurezza stradale e lo è, grazie a Dio, anche nello sport per la tradizionale gara di kart cittadina che sono anni che si svolge, peraltro in un territorio che ospitava un'importantissima gara in salita, quella che arrivava sino a Bocca Trabaria, la San Giustino o Bocca Trabaria. Il comune di San Giustino nel 2022 ha fatto delle attività straordinarie coinvolgendo credo oltre 500 ragazzi delle scuole elementari in collaborazione, direi in piccola collaborazione perché è il merito loro, dell'Automobile Club di Perugia, e abbiamo ritenuto proprio per questo di premiarlo, perché nell'ambito del territorio della provincia di Perugia si è dimostrato quello più sensibile a questa tematica particolare dell'educazione e della sicurezza stradale. Quindi, come si dice, chapeau, e per questo lo premieremo durante il nostro tradizionale Gala ACI che si svolgerà anche quest'anno a dicembre presso il Brufani Palace di Perugia. Sì, l'autodromo di Magione si è dimostrato il luogo giusto per parlare di educazione e sicurezza stradale, dalle parole di Sua Eccellenza il Prefetto, ma di tutti coloro che sono intervenuti, dalle forze dell'ordine presente, dalle istituzioni presenti, si è capito che l'autodromo di Magione è una eccellenza della provincia di Perugia e della regione Umbria. Lo utilizzeremo sempre di più, non solo per quello che è l'attività specifica, no? Il motorsport, ma lo utilizzeremo anche per queste attività di aggregazione sociale e di crescita culturale del territorio. Il territorio contiene anche gli automobilisti con una cosa bellissima che è la mobilità, che sottintende un'altra cosa ancora che è più bella, che è la libertà di movimento. Il problema, per quanto ho capito io finora, è che tutte queste azioni di cui si è parlato stamattina, l'educazione, nelle scuole, sono tutte cose importanti ma che hanno bisogno di tempi lunghi.
Forse è questo il motivo per cui noi non riusciamo a vedere risultati apprezzabili poi in termini di dati statistici, perché l'educazione è fondamentale ma ha bisogno di tempo per sedimentarsi nelle coscienze, soprattutto dei nostri ragazzi. E così come il lavoro sulle infrastrutture richiede tempi, investimenti, risorse, ma lo stesso il lavoro di rinnovamento del parco macchine è un lavoro importante. Attenzione, nel nostro paese continuano ad essere in circolazione un numero elevato di macchine che spesso sono prive dei requisiti minimi di sicurezza. Il fattore anche dei controlli delle condizioni psicofisiche delle persone, soprattutto degli anziani, va fatto con una maggiore accuratezza. E poi c'è il tema, io non posso sfuggire alle responsabilità che riguardano anche lo stesso sistema, come dire, sistema istituzionale nel quale è inserito il prefetto, cioè quello del sistema di sicurezza delle forze di polizia. Non c'è dubbio che un incremento anche dell'attività di controllo deve essere fatto in modo intelligente, perché è chiaro che si fa con le risorse a disposizione. Però ecco, il controllo su strada lo si può fare in maniera più o meno intelligente, come dire, monitorando con precisione i fattori di rischio delle singole aree geografiche del territorio e cercando quindi di orientare meglio l'azione di controllo su quelle aree dove ci sono maggiori elementi di pericolo.